Allora, eccoci qua, signori e signori, con l'ultima parte della chutney di marmellata di tropea di Geppetto. Vedete la consistenza? Si tratta di una specie di composto piuttosto scuro. Infatti le cipolle si sono caramellate. Il tempo importante è proprio quello di scoprire il momento di spegnere. Sono passate più di 2 ore e mezzo, cioè i tempi sono a un minimo di 2 ore, a un massimo di 3 ore, dipende da anche la temperatura, la fiamma con cui si lavora. Ripetiamo di che cosa abbiamo avuto bisogno: 1 chilo di cipolle di tropea, 1 bicchiere e mezzo di aceto di mele, 1 bicchiere e mezzo di acqua, una manciata di uvetta, sale quanto basta, zucchero di canna 7 etti e 7 chiodini di garofano. Ecco, ora direi che noi spegneremo il fuoco. Con questo è tutto. E vi auguriamo buon appetito, speriamo che sia di vostro gradimento. Da Geppetto, arrivederci a presto.